L'emendamento del governo al decreto sicurezza che vieta la coltivazione e la vendita di infiorescenze, resine ed oli ricavati dalla canapa sta facendo molto discutere per le conseguenze di questa improvvisa stretta che va a colpire un settore che genera numeri consistenti di fatturato e occupa migliaia di persone. Anche in Friuli Venezia Giulia ci sono aziende agricole che hanno investito su queste colture e che ora rischiano di vedere andare tutto in fumo. Se ne è parlato a Friuli in diretta. Parliamo comunque di una pianta che produce il fiore, il cui fiore produce THC in bassissime quantità. E come vi dicevo, noi siamo obbligati ad acquistare le semenze certificate. Egli fa parte di tutto un mondo produttivo, Nicola, che in Italia impiega 30.000 persone con 3.000 aziende che producono appunto la canapa per uso industriale e pensate un fatturato annuo di circa 500 milioni di euro. La Regione dal canto suo ha promesso di attivarsi per favorire una riflessione del governo affinché il provvedimento non vada a colpire indistintamente tutta la produzione e si trovino dei correttivi, produzione di cui fanno parte anche farmaci e prodotti medicali antidolorifici e con effetti rilassanti. Tutte le persone che fanno uso appunto per patologie o per disturbi o per dolore di questa sostanza di certo non sono dei drogati e non devono subire naturalmente le ingiustizie di una legge che fa diventare un farmaco che non è una droga, lo fa diventare droga. La Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso i consiglieri che hanno proposto ovviamente l'ordine del giorno, si propone di andare a verificare la possibilità di cercare una strada di mediazione, di compromesso attraverso il governo.